Benvenuta. Grazie per l'invito. Il suo intervento è molto atteso e lei, diciamo, è stata molto citata. Sto cercando di vedere le notizie dell'ultimo minuto perché mi hanno segnalato delle cose interessanti che le volevo subito far commentare. Molto citata nella relazione del Presidente, segno che Confindustria, che ha voluto, i giovani di Confindustria che hanno voluto aprire l'incontro di oggi col Ministro dell'Università e della Ricerca e ora con lei, l'attenzione che l'impresa ha al mondo della formazione diventa determinante. Le ultime notizie ci dicono che, ricapitoliamolo in 30 secondi, stamattina, anzi ieri c'è stata una sua risposta molto dura rispetto alla decisione presa dal Presidente della Campania, che vive ormai in un regno a sé stante, possiamo dirlo, il regno dei Borboni, il regno di De Luca, quella la Campania, è una regione, no? È la sua, il suo regno assoluto, il sovrano assoluto della Campania, e lei, insomma, ha detto una cosa molto forte, cioè non è che può prendere una decisione così da solo, una decisione irresponsabile quella che ha preso De Luca. Ora il quadro secondo lei sta cambiando e come immagina il futuro dell'istruzione nei prossimi giorni? Glielo devo chiedere, poi capisco che col Premier Conte farete il Consiglio dei Ministri e deciderete, ma lei ad oggi, a quest'ora, alle 17.50, al convegno dei giovani della Confindustria, che si sente di dire? Io ad oggi guardo i dati, sì? Più che l'emotività. E i dati in questo momento ci dicono che le scuole sono dei posti più sicuri rispetto ad altri luoghi del paese. La Germania poco fa ha dichiarato che le scuole non chiudono proprio per questo motivo. In Italia noi abbiamo lo 0,080% degli studenti contagiati, i dati della scorsa settimana erano questi. Oggi gli studenti campani dove sono? Ho visto fotografie, sono nei centri commerciali, sono in giro per le strade, sono in giro per i negozi e non penso che questi siano luoghi più sicuri rispetto alla scuola, dove, avendo lavorato tutta l'estate per garantire il metro di distanziamento, lei ne sa qualcosa perché si è divertito con me quest'estate in trasmissione a farmi sempre le stesse domande su mascherine, metro di distanziamento, igienizzanti, banchi, 70.000 docenti in più, tutte le regole ferree e rigide che quando noi abbiamo pensato quest'estate, si ricorda, mi diceva, no, ministro, ma lei è un po' rigida perché l'estate è stata un po' ballerina, no? Certo. In Italia, mentre noi stavamo pensando a garantire una scuola sicura per i nostri io studenti. Io posso fare la mia colpa per quanto mi riguarda, perché effettivamente la partenza è stata gestita con una certa accuratezza e soprattutto con buoni risultati. Però le chiedo, queste notizie che ci arrivano oggi dalla Campania, questa decisione unilaterale e univoca di un governatore, segna anche un problema nel rapporto tra il governo e le regioni, però. Cioè, come si risolve? Noi non possiamo ritornare all'ex ante, quando ogni regione andava un po' per i fatti propri. Su questo immagino lei converrà, lei l'ha detto chiaramente, non è che una regione può svegliarsi e chiudere la scuola, farà ricorso, impugnerà la disposizione del Presidente della Campania? Allora, io non so se lei lo sa, ma lo dico anche qui, il Ministro dell'Istruzione da solo non può impugnare, io non ho né il potere di aprire le scuole nel Paese, do solo un'indicazione di calendario, nel potere di chiudere le scuole. Quello dipende dal Ministero della Salute. Quindi la decisione eventualmente sarà di tutto il governo che ne parlerà se lo riterrà opportuno e necessario. Il mio problema in questo momento sono gli studenti. Certo. Perché io li pensavo in un posto sicuro, a scuola, distanziati. Gli insegnanti hanno fatto un grandissimo lavoro insieme ai dirigenti scolastici per farle rispettare quelle regole che si stavano rispettando e i dati ce lo confermano, l'Istituto Superiore di Sanità, il Comitato Tecnico Scientifico, stamani anche il dottor Miozzo lo ha confermato in un'intervista di Repubblica. Allora, qui è una questione di priorità, lo dico qui a questa platea importante. La scuola è o non è una priorità per questo Paese? Perché per me è la priorità assoluta. Dalla scuola passa il presente e il futuro di tutti noi, di quelli che siamo stati studenti in passato. Pensi se io non avessi avuto la scuola. Oggi non sarei qui a parlare con lei, perché la scuola mi ha dato tutto. Pensi io che l'ho avuta e la sono scuola qua. In questo momento. Io sono il segno del fallimento della scuola italiana. No, Parenzo, le scuole chiuse rischiano di allargare il divario sociale, rischiano di allargare certo. La forbice. Quindi lei sta dicendo una cosa molto importante qui. Il Presidente lo ha detto nella sua relazione in modo molto chiaro, le scuole chiuse sono un brutto segnale per il Paese, c'è comunque la questione sanitaria che deve essere tenuta sotto controllo, ma il fatto che il Presidente l'abbia detto nella sua relazione, come dire, è
un segnale importante. Vedere per lei quei ragazzi in giro per i centri commerciali a Napoli è uno sfregio. È un dolore assoluto, non lo capisco visto i dati che ci sono, e soprattutto non facciamo un favore a questi ragazzi, li stiamo abbandonando. Non Quindi questo bene. È il messaggio che viene da qua. Certamente. L'ha sentito De Luca o no oggi? No. No, beh, non sarà così. No, non lo sento. Sono disponibilissima a dialogare con tutti come faccio sempre, però ecco, chiedo che ci sia massima attenzione nei confronti delle nuove generazioni. I giovani in questo paese sono stati dimenticati abbastanza nel passato. Penso che questo governo li debba valorizzare il più possibile proprio partendo dalle scuole. Quindi lei, immagino, questo dirà in Consiglio dei Ministri. Quindi l'ultima strada è quella di chiudere le scuole. Le scuole hanno già sofferto abbastanza nello scorso anno scolastico. Quando lo rivendico, con grande senso di responsabilità, abbiamo sospeso le attività didattiche in presenza. Era necessario, non eravamo pronti, non avevamo i device, il virus non lo si conosceva. Abbiamo salvato migliaia di vite umane. E qualora dovesse ancora crescere? Adesso la situazione è diversa. Abbiamo lavorato tutta l'estate per riaprire le scuole in presenza. I dati ci stavano dando ragione e ci stanno dando ragione. Quindi io penso che una riflessione da parte di tutti, seria, se la scuola o meno debba essere una priorità di questo paese, va fatta da parte di tutte le istituzioni a tutti i livelli. Anche per i ragazzi che vanno, come dire, al liceo, o lì potete immaginare invece una scuola fatta da casa? Ecco, qui sfatiamo un mito, perché a giugno, quando abbiamo scritto le linee guida per la riapertura della scuola in presenza, io, e lo sottolineo io, ho voluto insieme alla comunità scolastica che la didattica digitale integrata facesse parte del nuovo anno scolastico, anche per sedimentare le competenze che erano state acquisite, che la scuola prima non aveva, anche per il nuovo anno scolastico. E mi creda che era demonizzata la didattica a distanza e non la voleva nessuno. Oggi la chiedono tutti, ma c'è già, perché buona parte delle scuole secondarie di secondo grado, anzi quasi tutte, stanno facendo una parte della settimana in didattica a distanza, con diverse modalità. Le dico che a Milano dal 30 al 50% di studenti seguono da casa la lezione che si fa a scuola, metà classe a casa, metà classe è a scuola, e sta funzionando. Altri fanno 2 giorni, a Brindisi per esempio, stanno facendo alcune scuole 2 giorni la settimana a casa e collegati, e 4 giorni tutti a scuola. Cioè la didattica digitale integrata è già una realtà, e questo ci ha permesso anche di alleggerire molto i trasporti, che potevano essere più sovraccarichi rispetto a quello che vediamo oggi se tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado fossero in presenza. Quindi chi oggi chiede didattica digitale integrata sta chiedendo una cosa che già esiste. Basterebbe farsi un giro per le scuole, come faccio io quasi quotidianamente, anche stamattina in una scuola di Roma, per vedere che realtà. E ora arriviamo subito al tema scuola-lavoro e come impiegare i soldi del recovery. Però lei ce lo sta dicendo adesso, quindi da qui al futuro, anche qualora dovesse salire il contagio, l'ultima cosa da fare è quella di chiudere le scuole. Cioè non si commetterà l'errore che si è commesso in passato. Questo è quello che pensa il ministro dell'istruzione, che le scuole debbano essere ed è condiviso questo, le secondo ultime lei. A chiudere eventualmente. Le scelte poi verranno condivise con il resto del governo, fermo restando, ribadiamo che io non ho né il potere di aprire né il potere di chiudere le scuole. Senta, scuola e lavoro, il suo ministero come intende impiegare i soldi del recovery? Non fermiamoci ai banchi con le rotelle, se no torniamo, diciamo, al cui lei ha fatto, ricordo bene, anche una bella foto. Al dibattito estivo che l'ha immortalata in un noto studio televisivo. E che ha dato da lavorare a tante imprese, perché 2,4 milioni di banchi in un momento difficile per il paese hanno fatto lavorare tante imprese, così come tutti i lavori di edilizia scolastica leggera che abbiamo fatto. Che però non è quella l'innovazione, cioè diciamo il banco a rotelle non è innovazione. Quello serve a lavorare in gruppo, a fare didattica innovativa in maniera diversa rispetto alla didattica frontale per cui gli studenti oggi si annoiano mortalmente, perché la didattica frontale purtroppo non funziona più. Andando alla recovery fund invece, a come possiamo spendere soldi, io ho voluto che ci fosse, sono stata appoggiata da tutto il governo in questo, una scheda che si potesse riferire esclusivamente agli ITS, agli istituti tecnici superiori. Sono istituti che nel paese funzionano molto bene, nel senso che chi li frequenta poi riesce ad avere un'occupazione. Normalmente siamo al 95% degli occupati.
è poco rispetto a chi si iscrive, perché sono dei numeri bassi rispetto alle opportunità che quegli istituti tecnici superiori danno. Quindi ho chiesto che ci fosse attenzione nei confronti di questi istituti tecnici superiori, innovazione nel senso che investimenti per far sì che il numero dei diplomati a quegli istituti tecnici, che non è un, attenzione, non bisogna fare confusione con gli istituti tecnici della scuola secondaria di secondo grado, né con gli istituti professionali, perché ho visto che c'è stata anche un po' di confusione nei giornali nei giorni scorsi, sono cose diverse. E poi un altro aspetto fondamentale riguarda l'orientamento. Vede, non possiamo pensare di continuare a vivere all'interno di un paese che non orienta rispetto a quelle che poi sono le offerte anche lavorative che il paese ti dà. Non possiamo rischiare di avere così tanti laureati in discipline umanistiche che, ahimè, rischiano poi di non trovare un'occupazione e di sentirsi anche mortificati, perché dopo aver studiato 5 anni all'università non trovare lavoro è mortificante. Ecco, allora qui ci vuole un grandissimo lavoro nelle scuole, sia secondarie di primo grado che orientano alla scuola secondaria di secondo grado, sia poi anche dalla scuola secondaria di secondo grado in poi, per far sì che si possa parlare con i genitori, parlare con gli studenti. A volte, vede, la scelta della scuola secondaria di secondo grado viene fatta sulla base delle amicizie, dove vanno i miei amici, oppure sulla base di un preconcetto e di un pregiudizio verso gli istituti professionali. C'è verso stato gli un pregiudizio tecnici. Culturale per molto c'è. Tempo, non c'è dubbio. Non è che c'è stato, c'è tuttora. Quindi io per esempio in questi giorni sto visitando appositamente istituti professionali e istituti tecnici anche per dare un segnale e far capire che lì si fanno delle cose molto buone che permettono poi agli studenti di avere anche un futuro lavorativo più agevole. Tra i grandi vizi culturali che questo paese ha avuto per lungo tempo c'era proprio l'idea, ero giovane io, giovane studente della quarta ginnasio, che si diceva no, le aziende nelle scuole, le imprese non devono entrare nelle scuole. Anche questo è stato a lungo un grande, forse molto grave pregiudizio culturale che serpeggiava anche tra noi studenti. Ecco, oggi invece la cultura d'impresa, lo dicevamo per l'università, vale ancora più per la scuola nella fase di orientamento, diventa determinante, come dire, in questo rapporto col mondo dell'impresa all'interno della scuola. Lei questo lo vede con favore o appartiene a quel mondo ideologico che invece dice fuori le imprese, se lo ricorda? Ha fatto le manifestazioni, le faceva lei o no, da giovane, da ragazza? Ma pochissime, pochissime. Lazzo io non ce la vedo in piazza, cioè no, fuori i padroni dalle scuole. No. Anzi. Lei non ha mai fatto la manifestazione? Ma ne avrò fatta una o due quando ero all'occupazione. Al liceo. No, occupazione no. Una canna, scuola. Anzi, a volte... No, scusi. Prego. A volte semmai ero abbastanza rompiscatole perché entravo mentre i miei compagni restavano fuori alla scuola. Un'altra notizia. No, era per sdrammatizzare. Prego, quindi... No, c'è un no, allora io credo che le scuole debbano avere assolutamente un rapporto con il territorio. Io vivo a Biella dove c'è un ottimo rapporto che le scuole hanno con tutto il tessile del luogo. È fondamentale, vedete, le scuole non sono delle campane di vetro e non appartengono soltanto alla singola famiglia, al singolo alunno, al singolo docente, appartengono a tutti quanti, quindi devono essere aperte assolutamente al territorio e perché no anche le imprese fanno delle cose ottime, io credo che ci debba essere massima collaborazione, anche perché permettere ad uno studente di andare oltre la classe, di andare oltre la scuola, di conoscere un'impresa, di fare un'esperienza, lo può aiutare a capire anche cosa vuole fare da grande, a capire se è più portato per qualcosa piuttosto che per qualcos'altro. Quindi non faccio parte di chi ideologicamente pensa che le imprese non debbano contribuire, anzi, credo che siano fondamentali, hanno un ruolo importante e ho visto nelle scuole, quando c'è collaborazione, cosa si fa. Qualche settimana fa sono stata in una scuola della provincia di Messina dove un insegnante era stato premiato come miglior docente in Italia proprio per aver contribuito all'imprenditorialità all'interno della sua scuola. I ragazzi hanno vinto tantissimi progetti, questo poi renderli partecipi, renderli protagonisti, li fa studiare anche molto di più. Quali sono secondo lei le materie del futuro? L'ho chiesto anche al ministro dell'università, cosa potrebbe immaginare come materia del futuro o che vorrebbe si insegnasse nelle scuole? Pensi ad esempio che ho letto qualche giorno fa in qualche giornale internazionale che negli Stati Uniti e anche in Inghilterra riscoprono lo studio del latino e del greco, ad esempio, che noi abbiamo fatto al liceo, ma sapere che il signor Boris Johnson, laureatosi a Eton, è un signore che, come dire, parla
latino ci fa immaginare come invece da noi spesso queste lingue o gli studi classici vengono considerati un po' oggi minori o meno importanti rispetto al resto. Ecco, nel resto del mondo riscoprono le lettere classiche, noi invece tendiamo ad abbandonarle. E questa è la prima questione. La seconda è: qual è la materia del futuro che lei invece immagina? Io non penso che in Italia si sia abbandonato in qualche modo lo studio dei testi classici, anzi, il problema semmai è valorizzare ancora di più tutte le discipline STEM. Io penso soprattutto alle ragazze che poco si iscrivono nelle facoltà scientifiche, pensiamo allo studio della matematica e della fisica, credo che ci debba essere invece semmai un'implementazione nella formazione di come si fa didattica della matematica, didattica della fisica, didattica della chimica. Credo che lì abbiamo un vulnus ancora nel paese. Non penso che le materie umanistiche siano state messe da parte, non devono essere messe da parte, attenzione. Anzi, dice, abbiamo un gap al contrario. Lo dice una che ha due lauree in due materie, entrambe se vuole umanistiche, però sulle STEM bisogna sicuramente agire. Come disciplina del futuro, materia del futuro, chissà, è tutto in divenire. E noi oggi, e questa è la difficoltà, le scuole oggi dovrebbero essere in grado di preparare gli studenti a qualsiasi cosa e lo avverrà fanno tra 10-20 anni, perché noi non sappiamo nemmeno tra 10-20 anni quali saranno i lavori, no? I lavori del futuro. Certo. Possiamo forse in parte provare a immaginare, però le scuole dovrebbero dare quelle competenze trasversali, e tantissime lo fanno in maniera egregia, ai nostri studenti e alle nostre studentesse. Un'altra questione spinosa che oggi è sul tavolo, lo dicono alcuni giornali in questi giorni, è che mancano ancora molte nomine di insegnanti nelle scuole. Questo, diciamo, è un gap che dovrà essere colmato al più presto. Perché mancano? Perché per anni non si è fatto quello che in un paese si dovrebbe fare, cioè programmare. I concorsi non sono stati fatti, questo ha generato precariato su precariato su precariato, ed è anche questo un problema, un vulnus enorme del paese. Poi sa, sbagli un anno, due, tre anni, alla fine paghi il conto, e il conto lo stiamo pagando. Ecco perché io insisto molto affinché i concorsi si facciano, perché in questo modo si assumono veramente i precari, rispettando la Costituzione, secondo un principio anche di merito. Che ma con una pandemia si possono fare i concorsi? Ecco, qui sfatiamo un altro mito. I concorsi che noi stiamo pensando al Ministero dell'Istruzione, il giorno 22 ottobre, costituisce un po' l'inizio delle prove, sono sì, concorsi molto sicuri, perché non dobbiamo immaginare grandi padiglioni fieristici. La RAI qualche giorno fa, certo, ha fatto un concorso per 3.000 persone, 1.000 a padiglione. Assolutamente. 1.000. Noi ne mettiamo 10 al laboratorio, abbiamo migliaia di laboratori dislocati in tutta Italia, in tutte le scuole italiane, 10 persone al laboratorio, massimo distanziamento, massima sicurezza, su più giorni, quindi si parte il 22 per il concorso straordinario fino a metà novembre, e con classi di concorso differenziate, perché ovviamente la sicurezza del nostro personale, delle nostre scuole, è uno dei nostri primi pensieri. Ne avrei altre 50.000, ma ho due domande telegrafiche prima di chiudere. C'è un eccesso all'interno della scuola di sindacalizzazione eccessiva? So ad esempio che all'interno del suo ministero, il suo ministero forse è l'unico in Italia che ha addirittura dentro una sede dei sindacati, il che va benissimo, però diciamo nel periodo più caldo anche di gestione della pandemia forse non è stato semplice anche gestire le legittime paure di molti insegnanti, che sono anche madri e padri di famiglia, perché poi le figure non è che sono sconnesse. Certo. Cioè, non è che c'è l'insegnante e basta, lo stesso insegnante è il papà o la mamma di altri figli, perché questo è. Però questo eccesso di sindacalizzazione, lei lo ha attestato sulla sua pelle all'interno del suo ministero? La faccio litigare un po' con i sindacati. Allora, intanto dico che non ho alcun pregiudizio nei confronti del sindacato, anche perché io sono stata sindacalista per 2 anni, ho avuto un'esperienza sindacale, quindi conosco molto bene il sindacato e anche il sindacato scuola. Detto ciò, credo che il sindacato abbia un ruolo fondamentale nella difesa dei diritti reali dei lavoratori, sacrosanto. Se si inizia a parlare di concorsi con i sindacati, è vero, tutt'oggi ci sono dei diverbi, nel senso che loro avrebbero voluto assumere
senza alcuna prova concorsuale in ingresso, cosa che invece noi stiamo provando a fare. Lì sono nati i più grossi diverbi con i sindacati. Poi a volte ho letto dei titoli un po' sconfortanti, all'inizio, se si ricorda, si diceva 300.000 lavoratori fragili, come se tutti i lavoratori della scuola fossero fragili. Ecco, tutto questo poi crea delle paure a volte anche nelle persone. Beh, diciamo, e non aiuta. Diciamo che forse l'avete letto oggi dai giornali, o se non l'avete fatto ve lo dico io, i primi ad arrabbiarsi per la chiusura di De Luca delle scuole e delle università sono stati proprio gli insegnanti. Gli insegnanti oggi hanno detto in Campania, poi vediamo, perché ovviamente noi siamo qui e i numeri del contagio, diciamo, sono indubbiamente preoccupanti, ma una delle prime reazioni, la prima reazione è arrivata proprio dal corpo insegnanti, che ha detto: e adesso i nostri ragazzi dove vanno? Ma perché il corpo insegnanti quest'estate ha lavorato tantissimo, se le scuole si sono riaperte non è stato grazie al mio lavoro, è stato il mio lavoro insieme a tutta la comunità scolastica. Io oggi ho ricevuto lettere di insegnanti, centinaia di messaggi di mamme imbufalite per la chiusura delle scuole, lettere anche di un prete che mi ha scritto. Un prete? Un prete. Che le ha scritto il prete, scusi? Che era molto preoccupato perché i ragazzi per strada in certi territori del paese rischiano di essere preda anche di... della criminalità. Esatto. E questo no, non va bene, perché è ovvio che la scuola diventa un luogo invece protettivo, che protegge gli studenti anche da quel punto di vista. E poi ho letto anche lettere di studenti che vogliono tornare a scuola. E le devo fare per forza una domanda politica, però, che riguarda invece la... Non avevo dubbi, Parenzo. E certo, lei è comunque un front man del movimento... Man, grazie. Women, la front woman del movimento 5 Stelle. Parità di genere. Lo so, ministra, è diciamo una donna di frontiera, una prima linea. Oggi ho letto un'intervista interessante alla Repubblica, alla Stampa, di Davide Casaleggio, in cui dice che lancerà adesso una nuova app di Rousseau e addirittura propone che le nomine pubbliche, a che siano più trasparenti, potrebbero passare attraverso l'elezione di questa app. Detta così può sembrare un po' una mezza follia, però, cioè, l'idea che le nomine pubbliche passino attraverso la piattaforma Rousseau e quindi i cittadini decidano quali sono quelli più indicati, può sembrare come il vecchio metodo della democrazia diretta, però insomma una cosa un po'... volevo sapere un suo parere. Cioè, è possibile fare le nomine pubbliche così? Qualsiasi tipo di nomina, secondo me, deve passare da una sola cosa, che si chiama competenza. Competenza. Noi dobbiamo mettere le persone giuste al posto giusto. Credo che l'Italia in passato abbia, non dico fallito, però tanti problemi che noi abbiamo sono anche dovuti a questo, al fatto che le nomine devono essere fatte seguendo quel principio. Poi dove vengono fatte, chi le fa, a me personalmente non interessa. A me interessa che ci sia competenza nelle persone che poi devono andare a gestire determinate situazioni, spesso anche complesse. Beh, vede che ho fatto bene a fargliela la domanda, perché siccome c'è dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle tra i deputati, i ministri e, diciamo, le idee innovative... Siamo un po' effervescenti dentro il Movimento 5 Stelle del dottor Casaleggio, mi pare che il suo sia un no assoluto a questa forma, come dire, no, di selezione della classe dirigente. Chi vedrebbe bene come leader del movimento? Ma non avevo dubbi che mi piaceva anche questo. Vabbè, ho capito, però... Gli ho sempre detto che, e sono sincera veramente, non è una risposta democristiana come qualcuno potrebbe pensare. A me in questo momento non interessa il singolo nome, a me interessa il tema. Penso al tema scuola, che deve diventare, ed in parte già è per il Movimento 5 Stelle, un tema molto importante. Il reddito di cittadinanza è stato fatto, con i suoi pregi e con i suoi difetti, se c'è qualcosa da rivedere lo si rivedrà. Il taglio dei parlamentari è stato fatto, cosa voglio dire? Tante battaglie del Movimento 5 Stelle sono state portate a termine. Adesso il Movimento deve pensare alla sua prossima agenda politica, da qua a 10 anni, cosa vogliamo fare? Quali devono essere le priorità? L'ambiente? La scuola? Cosa? Ecco, su questo il Movimento deve concentrarsi adesso. È interessante, per chiudere, quindi lei dice, insomma, il movimento stesso è cambiato nel corso di questi anni, l'aver assunto dei ruoli di governo, e lei ne è un esempio, poi domani sentiremo anche Virginia Raggi che ha deciso di ricandidarsi, però vi ha cambiato anche rispetto a una serie, come dire, di valori che inizialmente avevate proposto. Qualcuno potrebbe dire si inizia da giovani si è incendiari e quando si diventa un po' più anziani, non è il suo caso, si diventa pompieri. Grazie. Prego. Io... paragono sempre un po' il Movimento 5 Stelle in questo momento ad una fase adolescenziale.
È un po', ci sono un po' di... Ah, adolescenziale. Sì, se vuole sì, nel senso che deve diventare... A partire dal suo fondatore. Adulto, un po' più adulto, nel senso che ha fatto determinate esperienze, anche l'esperienza di governo, un'esperienza molto importante. Adesso deve guardare al futuro. A cosa vuole Quindi deve andare a scuola, sostanzialmente. Se le lasciano aperte, sì, sarebbe una bella Grazie, ministro.